Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Borgonovo, c'è un elemento che poi dovrà essere chiarito, soltanto lo potrà fare la magistratura, ma c'è anche una questione politica di fondo probabilmente, o dei non detti, o semplicemente magari alle volte anche non dare indicazioni precise può essere un modo per, non per scaricare le responsabilità, insomma, ma per non prendere una decisione, no? Perché queste imbarcazioni che potevano intervenire non lo hanno fatto? Beh, intanto che non ci fosse alcuna indicazione politica sull'evitare i salvataggi di migranti, lo scrive persino Repubblica nell'articolo che avete fatto vedere. Che responsabilità ha la politica se ci sono dei trafficanti di uomini che portano gente su barche inadatte? L'unica responsabilità che ha è che non ferma le partenze, come aveva promesso, e questa è una responsabilità. Ma non è che possiamo pensare allora, se qui ci può essere stata una sottovalutazione, lo stabiliranno gli inquirenti, vedremo. La Guardia di Finanza sin dall'inizio dice di no, ha fornito tutti gli elementi, è uscita e non è riuscita inizialmente a procedere al salvataggio, però qui dipende dalla casualità, da una drammatica casualità. E cosa facciamo? Riempiamo il Mediterraneo, perché la soluzione che immagino che proponga la Boldrini è riempire il Mediterraneo di navi delle ONG magari, no? O di addirittura di una missione come quella che esisteva, una missione europea che tra l'altro l'Europa non vuole fare, e poi prendere tutta la gente che arriva. Pensate così di eliminare i morti? Beh, io penso che sia doveroso salvare le vite umane, no? Sarà d'accordo con guardi, me? Mi perdoni, questa è una falsa risposta. Cioè, noi possiamo dirci quello che vogliamo, siamo tutti d'accordo che la gente non deve morire e siamo qui a cercare il modo migliore perché eviti di morire. La statistica ci dice che quando le partenze crollano, crollano, grazie a Dio, anche i morti. La statistica ci dice però che le partenze non parte, crollano per i governi che ci partenze. Sono. Però Giulia Merlo, però. È colpa del governo se la gente muore e non è colpa del governo se la gente nessuno non muore. Nessuno ha detto che è colpa del governo, allora, veramente questo lo dice lei però, no, lo sta dicendo, l'ha detto Parenzo prima. Assolutamente, politica, io ho detto... Io la netta sensazione che indipendentemente dai governi le partenze ci sono. Io ho detto chiaramente questo, che la storia di questi mesi dimostra che indipendentemente dal governo, perché dipende chiaramente dalla situazione geopolitica, le partenze ci sono. Quindi col governo Piantedosi le partenze sono record, forse non per colpa di Piantedosi e quindi ma perché c'è una situazione globale diversa, questo io ho detto. Le partenze sono state record e poi sono ricalate. Quando c'erano Minniti prima e Salvini poi, che ha beneficiato che anche del lavoro di Minniti, indipendentemente dai governi. Dimostra che dipende dagli accordi che fai, dimostra che dipende dai segnali che mandi, perché quando c'erano Minniti e Salvini e fecero delle norme più stringenti, i flussi si diressero più verso la Spagna, e dipende dall'atteggiamento dell'Europa. Fatto sta.